dai, non ci servono gli anelli. Senza anello non si può fare il matrimonio. Non hai capito niente. Gli anelli li prendiamo, ma non li prendiamo a piedi come dei peoni. Ma con quella carriola ci arriviamo. Neanche con la carriola. Vieni con me, ti faccio vedere. Quello è l'aereo del parroco e noi useremo quello per arrivare qui. Eccomi. Ma che cazzo? Attiviamo la missione e recupera l'anello, vai. Ma scusa, ma tu dovresti stare in chiesa. Tu sei lo sposo, devi stare dentro. Ma non puoi uscire, Alex. Te sei lo sposo. C'è un sostituto. No, non c'è nessun sostituto, Alex. Bisogna che tu te ne stai in chiesa, perché per forza. Guarda che si muove pure quel sostituto, eh. Ma scusa, ma sei sicuro? Mi posso vedere? Che cosa hai messo? Guarda da qua. Fammi vedere, apro la porta. Ma no, che voglio vedere. Ma, bellissimo. Beh, ti assomiglia, è anche più sveglio di te, secondo Infatti, me. Infatti, non ti aspetteranno niente. Ok, perfetto, allora andiamo. È un orologio. Sì, anche Alex è un orologio. Non è che se ne accorge la gente, eppure noi gli vogliamo bene. Qual è il piano, Laio? Allora, prenderemo l'aereo del parroco, che questo è velocissimo. Quello lì c'ha la passione dell'aviazione, un po' come me. E poi con l'aereo del parroco andiamo a prendere l'anello. Che Anna ha, boh, un anello segreto, non lo so. Venite a bordo. Non lo so, non lo so. Tu non sei tanto capace. Oh, riuscite a salire, Alex? Bravo. Io sono salito, Laio. Anna, a bordo, su. C'è un altro sedile. Aspetta, Anna, dall'altra parte. Dall'altra parte. Oh, Santa Maria, Anna! Ho capito, ma hai fatto la scaletta al parroco. Ah! Anna, sto partendo! Anna, sei una deficiente! Ma non riesco! Ok, ci devi riuscire, hai tre secondi, perfetto, ok. Non so io perché vi viene così difficile salire sulle cose, cioè, io mi ci metto perché così tanto di impegno. La scaletta era allineata all'altro lato, capisci? Ok, stiamo partendo, attenzione. Smetti di guardarmi le cose. Stai zitta. Ok, pronti? Partenza! Vai! Via! Wahoo! Ecco che ci diamo dentro con i propulsori! Non sento più niente, Lion! Manco io! Non si muove! Non si muove! Dai, non è possibile! È inceppato, Lion! È Alex che è pesante! Alex, scendi e rompi i blocchi sotto, così cadiamo! Andiamo di fluttuante, ok? E come li rompo? Vai, spacca, Alex! Con la testa! Vai, 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 andiamo! La testa! Anna, leva sta testa gigante! Anna, leva sta testa gigante! Vai, Alex! Vai! Sta rompendo, Lion! Vai, fammi precipitare nel vuoto, che io... Rompi di più! Rompi tu! Non muori! Alex, davanti, non dietro, davanti! Ah, scusa, non avevo capito! Dai, mi scroto! Eccoci! Partiamo! Ma non siamo partiti... Ma che schifo, dai... La cosa ci ha bloccato tutto! Ma perché deve andare sempre malissimo ogni volta che... Ma che roba di lancio è questa, scusa? Ma non lo so, non lo so, non lo so! Dai, che schifo! Cioè, che vedi, è incastrato! Ma che schifo, è una vita del cavolo così, non è giusto! Cioè, una porcata! Io ero tutto felice lì con l'aereo mio! E per colpa di Alex, che ha quel suo sedere che fa zavorra ogni volta, allora non siamo partiti. Sì, che è colpa tua, è sempre colpa tua. Ogni volta adesso dobbiamo andare a piedi e sarai in ritardo per il tuo matrimonio con Giorgio. Dai, ma ci mettiamo 20 anni. L'evento così dell'anno, proprio che tutti stavano aspettando soltanto questo. E noi arriveremo tardi per colpa di Alex, che rompe gli aerei degli altri. Alex, vabbè, sei uno schifo. Però la sposa si fa sempre aspettare. Mario? Mario? Chi è qua? Ma che stai a fare? Ma cosa... Ma che hai, un pisello in mano? Ma c'è la zucchina in mano? Mario. È un cetriolo. E perché hai un cetriolo? Andate via da qua. Allontanatevi, è una questione mia e sua. Scusa, cosa ti ha preso? Perché hai un cetriolo in mano e deliri? Cosa è successo? Il concerto non c'è stato, io non ci posso mangiare, faccio Mario... i cetrioli in mezzo alla foresta. No, non fare così, tienilo da parte il cetriolo, che non sai mai chi può incontrare, magari te lo ruba. Ascoltami a me, perché ti sei impazzito? Tu sei Mario Rosario, il rapper, non ti ricordo. Mario Rosario? Tu! No, non darti fuoco, smettila di piangere, non ti ho mai visto così. No, non salta. Mario, dai che l'acqua è anche sporca. Vieni qua, veloce! Mario, che ti è successo? Eri un rapper famoso, adesso sei diventato uno scellerato. Ma senza concerto non si ma può lo faccio... essere. Allora Mario, però ti do due scelte: o ti calmi e prendi coscienza del tuo stato di Mario Rosario, o ti devo carbonizzare. Cioè è una scelta tua, quindi vedi te cosa devi fare. Sono io, Mario Rosario, okay. Rapper. E io ti carbonizzo un pochino lo stesso. Perfetto, ora che siamo tutti d'accordo ci dobbiamo spicciare. Noi abbiamo un'altra missione, Mario. Alex e Giorgio si sposano. Hai portato un regalo o qualcosa? Ho magari. Ho portato i cetrioli. Non impazzire di nuovo, dagli il cetriolo, forza. Così. Ah, hai tanti spaventa i cetrioli. Forza, prendi il cetriolo, Alex. Non mi prendilo, io sono buono. Ecco, mangia. Ringrazia Mario del regalo di nozze. Grazie del dono. Ok, perfetto. Vedi che siamo educati. Non buttarlo. Non sono più pazzo. Lo guardo io. Ma non lo butto, non lo butto. Vuole buttare nel mare. Non è vero. Magna, che buono. Magna il cetriolo. Andiamo, sbrighiamoci. Allora, Anna, due missioni ci abbiamo. Una per te e una per me. Tu devi andare a prendere l'anello vecchio in casa nostra, mi raccomando, prendi un anellaccio. Vado subito con l'autoscontro. Ma mi raccomando, qualcosa che faccia schifo, cioè non è che abbiamo soldi. Non ti preoccupare.
fare, io solo cose schifose ho lasciato a casa vecchia. Benissimo, brava. Per quanto riguarda noi invece abbiamo bisogno, vi ricordo, no? Ce lo ricorda Alex. Alex. Sì, sì, cosa, che cosa? Perché abbiamo organizzato il matrimonio tra per te e Giorgio? Per uccidere il killer, bravo, no? Bravo, pensavo ti fossi distratto e fosse prevalsa la parte amorosa. Bravo. Bravissimo. Ma quindi per uccidere il killer di che cosa abbiamo bisogno noi, Alex? È un'arma potentissima. È attento, è pazzescamente attento, incredibile. Compriamo Mario un bazooko. Esatto, anche tu sei attento, oggi siamo tutti attenti, bellissimo, bellissimo. Poi un cetriolo per sparare col bazooko. E dammi un cetriolo, dai, che me lo mangio dopo quando ho fame, tutto in un boccone. Buono sto cetriolo, cucumber. Andiamo nel negozio delle armi e compriamo qualcosa. Wow, che bello. Ma non c'è nessuno, Lion. Non c'è il venditore? Il venditore mascalzone? È tutto gratis, significa l'ho imparato sotto al ponte. Ma qui. No, no, quelle che, le cose che impari sotto al ponte non sono vere, Mario. Sono bugie, sono menzogne. Ma la vita di strada, davvero rapper. Ti arrestano. Allora, facciamo una cosa intelligente. Allora, noi usciamo io e te, Mario. Lasciamo Alex dentro, che lui di solito si cala un po' nelle parti dei vari negozi. Lo lasciamo un attimo dentro, poi riapriamo la porta e sono convinto che lui sarà diventato il venditore di questo negozio, ok? Proviamo, vediamo se funziona. Guardiamo un po', la guarda è bello qua fuori. È permesso? Buongiorno. Ok, è permesso. Buongiorno. Ah, eccoti qua. Ma lei chi è? È un misto, è un misto. Praticamente è metà Alex della sicurezza, metà invece è Alex, però non Alex, il venditore delle armi, che parla proprio con questa voce, ma tutti sostengono che non sia Alex. Palesemente è Alex. Buongiorno, signor Alex, non buongiorno, Alex. Buongiorno, 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 salve. Allora, ascolti, noi abbiamo bisogno di un'arma per uccidere un killer, quindi un'arma... Ah, ok, ho capito. Ma ho sì, un ma... nuovo arrivo. Ma è palesemente Alex così, scusa. Ma non no, è così. Non è lui, guarda, c'ho gli occhiali. Ma secondo me è Alex. Scusi, se è... lei è Alex per caso? No. No? No, vabbè. Posso non dubitare, lui, entro. Nuovo arrivo? Che cos'è il nuovo arrivo? Mi dica un po'. Devo controllare dietro. Sì, controlli dietro. Bravo. Ah, nel sacco, nella scrivania. Guarda come è controllabile lui, eh. Bravo, controlla. Oh, l'ho trovato. L'ha trovato. E che cosa ha trovato? Ma verrà a costare tantissimo. Tantissimo, allora c'ho... no, non ti voglio sposare, che già sei promesso. Allora c'ho 3.000 dollari, basta, no? 3.000 non le basta. Ho preso l'anello, ciao Alex. 3.000, non è Alex, è il signore delle armi. C'ho scusa. 3.000 dollari e un cetriolo. Mario, quanti cetrioli hai, scusa? 8, oh. Tanti soldi, 8. 9 eh? Cetrioli, perché c'è anche il mio in più. Più 3.000 dollari. 3.000 dollari e 20 cetrioli. No, ci abbiamo questi, si accontenta e basta. Dai, dagli i cetrioli. Bravo, questi sono i cetrioli, questo è il mio cetriolo, i 3.000 dollari. Ci abbiamo 100 euro e basta, i rimasti, proprio gli perfetto, ultimi. Perfetto, non okay. Fa niente, tanto al concerto poi sbanchiamo. Ma sì, ma chi se ne frega, lì ci facciamo i miliardi. Vai, spara sta arma segreta. Questa è l'arma potentissima. Bravo, non usarla per carità di Dio, ok, grazie anche. Con le sue munizioni. Missili nucleari, bollissimi questi qua, altro che i cetrioli di Mario. Ok, posso provarla da qualche parte, signore? No, giusto qui, per... no, qui. Guarda, fa tipo... Si blocca su... Cioè, targetta il bersaglio, è assurda, è la tecnologia moderna. Fermo che ti devo... Aiuto! Ma non spara, ma siamo sicuri? Porca miseria! Beh, però qua bisogna fare... Efficace! Anna, hai ancora il tuo carrellino stupido? Sì, uno okay. Solo però di vai, posto. Vai, salici, c'è. Salici. Ok, allora da adesso in avanti hai 5 secondi per sparire dalla mia no! Visuale. Si sta oh, bloccando! Ragazzi, eccolo, wow! Incredibile! Ha perso... È fortissimo quel carrello! Aspetta, pe. Ok, ha bloccato il bersaglio! Ma Anna è più forte del carrello, assurdo! Mamma mia! Anna, puoi scappare dritta magari così, eh? Capo eviti dritta di fare brutta figura. Beh... Ma è immortale, ma cavolo! È resistentissimo sto coso! Ma è vergognosamente! Sei anche scherzo! Dovremmo usare questi per spostarci, no, altro no. Che pulmino! Il signore ci ha truffato malamente, cioè non sono soddisfatto di quello che è successo. Oh, ma lui però si è morto, quindi funziona. Alex, esci fuori subito che sono arrabbiato. Dove cacchio? Qua dietro! Eccoti. Allora, il signore qua, che sei tu, e lo sappiamo non tutti, è vero. Mi ha truffato, mi ha venduto sta cosa che fa veramente cacare e non funziona. Perché? E non ti voglio sposare per l'ennesima volta. Smetti di volermi sposare. Non funziona, non spara. Non fa nulla. E le volte che ha sparato adesso non spara più. E come lo ricarico? Devi mirare e segnare il tipo. Vai. Ricaricami il coso. Che secondo me non vanno manco bene i missili che no, c'è. Ma che non va. E allora dammi quello e giusto. Voglio sparare i missili nucleari. Dammi un altro coso per i missili. Lo vado a cambiare. Succhi a scrozzoli. Forza. Ma che sei vergognoso. Ti chiudo dentro. Cammina. Hai 5 dai, secondi. Intanto io ho l'anello. Fammi no, vedere questo ecco anello. Qui. Dammi qua. Che questo è bellissimo. Ah, che schifo. Un anello rotto. Questo qua. Fa proprio cacare questo qua, sì, va bene. Era tipo del bisbis nonno di nonno Tombaldo. Perché? Cosa è successo? Vabbè, niente, va tutto bene. Ho visto. Che è successo? Ho avuto una visione, ho visto degli animali. Cosa hai visto? Animali fantastici, dove trovarli? Pazzesco. Oh! Wow. Esci! Oh! Allora, signori, urla di più. Urla di più, bravo. No, non mi no, devi dare. Mi scusi. Non mi devi dare il razzi giù, mi devi dare il lancio missili giusto. Allora, mi ha detto che se non vanno con quei missili, devi provare questo launcher. Ok, va bene, proviamo questo launcher. Basta, tirarmi di tutto. Oh, voglio il launcher giù, fermo, fermo. Non voglio morire. Ok,
Vabbè, non c'è più. Perfetto. Beh, funziona. Vediamo se funziona. L'altro missile non funziona mai. Dai, non è possibile. Perché? Alex! Alex! Dai, che succhiata di palle. Mo' abbiamo perso tutto quanti i missili. Ma è ovvio, perché tu hai preso i razzi di quello di prima. Ma io voglio tirare questi, sono nucleari, Alex. Allora, quei razzi non puoi tirarli allora. Mi ha detto proprio così, non puoi. E io voglio, quindi io posso fare quello che voglio. Dammi un altro lanciarazzi, finché non troviamo quello giusto. Dammi il lanciarazzi giù. Anna, vai dentro a controllare, forza. Va bene, vado anch'io. Ma muoviti, forza Mario, cosa facciamo? Giochiamo a cetriolo, cetriolo. Se gioca a Tris. No, giochiamo a cetriolo, cetriolo. Dammi un cetriolo, dammi un cetriolo. Non ce ne ho più, che ti do. Dammi un'altra verdura allungata, così possiamo vedere chi vince. Questa ti posso dare un questo. Non è una verdura questo qua, Mario. È riso a verdura. No, riso non funziona. Oh, avete trovato, dai, un'ora qui fuori. No, non troviamo niente, stiamo cacciando tutto il negozio. Stai cacciando il negozio. Guarda, c'è pure questo, ma io non lo so. Può essere, può essere. Questo sembra un bazooka buono. Secondo me pure. Provalo su Mario però stavolta. Oh, quel signore. Non va neanche questo, non carica coi missili buoni. Ma Alex, come no? No, non allora so dirvi. Allora sei missili rotti, Lion, non ti posso fare altro. Allora dammi questo di missile, guarda qua. Basta con sti cetrioli, te li ho chiesti prima, me li hai dati adesso. Ma cosa sei, scemo? Dietro, ma vai a farti pianta. Un bagno. Alex, dammi quello però con i missili già, quelli buoni. Eccolo qua, già l'ho preparato. Bisogna sempre accontentarsi nella vita comunque. Basta andare nell'esplosione. Cosa sei, ti piace? Anna. Oh, è che qua tutti hanno un veicolo e le cose dei loro sogni. Mario che sogna i cetrioli e i cetrioli. Anna che sogna le bumper car, cioè le bumper car. E io che volevo un lanciamissile nucleare, non ho il lanciamissile nucleare. Questa cosa qua è veramente ingiusta, Mario. Andiamo, forza, cammina. Aspetta, ma dove andiamo adesso? Aspetta, ricevo una chiamata. Pronto, chi è? Chi parla? Stai andando dalla parte sbagliata, la chiesa dall'altro lato. Ok, grazie per questa informazione, Ananas. Mario, è il nostro momento, ok? Prendi il carrello, veloce, prendi il carrello. Questo, aspetta. Veloce, rapido con quelle gambe, Mario. Bravo. Ecco qua. Andiamo. Mou. Ok, bravo, fai la vacca. Non voglio essere più sparato. Ma chi se ne... No. Stavo per morire anch'io. Col carrello. Dai, andiamo alla chiesa, forza, dobbiamo sposare. Questa è l'auto nuziale. Quando Alex poi si sposa e Giorgio, praticamente li mettiamo dentro la cassa, tutti e due insieme, ben chiusi, in modo tale che possano fare dei figli. Ma che sta succedendo? Il carrello. Vai, Mario, fa il carrello. Andiamo, andiamo. Dov'è Alex? Ho capito, ma se continui a sparare alla sposa sposo. No, sposa è lui, perché Giorgio è sposo e lui sposa. Sposa sposo davanti, sparare per favore. Dov'è lo sposo? È lì. Non mi sparare. Nel vuoto? No. No! Io ho tirato! Non ci arriva! Non l'ho preso! Arriva. Ah, che schifo quello sposa sposo! Vabbè, non consumiamo i missili che servono per lo killer, va bene? Che altrimenti poi qua va a finire che rimaniamo senza Anna. Ma no? Siamo tutti pronti? Tutto ma pronto? Tu sei il sì. celebrante? Io sei pronto a celebrare? Sì. Secondo me, no, il celebrante c'è il parroco all'interno della chiesa, lo fa lui il matrimonio. Io sono solo il disturbatore, il quello testimone. Che interrompe. No, che testimone, non me ne frega niente a me. Andiamo, andiamo, andiamo! Forza, questo matrimonio sta da fare. Prima lo sposo! Sì, entra, prego, che ti sei fatto anche aspettare. Faccio io la marcia nuziale, pronti? Forza, aspetta. Cosa c'è? Forse non ti devi sposare con Giorgio, lo sai? Perché? Meglio sì. Guardate dietro nel laboratorio, quello degli scienziati, alla finestrella che c'è sul divanti, in mezzo ai blocchi verdi. Vedete cosa non c'è? Non vedo niente, vedo c'è le frasche, non vedo. Lo vedo. Guardate da di qua. Non guarda, non fate notare così tanto. No, non guarda belli sti fiori. Adesso facciamo una cosa. Allora, praticamente, Alex, facciamo così. Entra un attimo, poi facciamo finta che ti sei sposato, poi esci. E tipo, ci avviciniamo al killer facendo tipo come se ti stessimo lanciando il riso. Avete riso voi due? Pigliate il riso però, Pigliate il riso. Ho i fiori. Io ho le palle di riso. Va bene, gli lanciamo le palle di riso. Speriamo che siano belle. Fanno male. Belle, ma quindi belle non dense. Posso suonare la marcia nuziale? Puoi farla con la bocca se vuoi. Ok. Allora Alex, sei pronto? Adesso tu esci e poi devi andare proprio dritto. E poi girare a destra, capito? E ti fermi, okay, capito, proprio sotto al killer. Questa volta non fare stupidaggini che poi muori tu e non muore il killer. Anch'io. Non importa, l'importante è che muore anche il killer, ok? Tu ci hai fatto il callo a morire. Ok, sei pronto? Via. Pronto? Okay. Via. Sposi, Tutta qua, cioè, a parte che mi hai assordato. Vabbè, scusa, quanto ne devo fare? È già uscito. Cioè, mi hai assordato e poi 3 secondi di una marcia nuziale, tutto qua. E non sta uscendo neanche lo sposo. Continua a suonare, Mario, fa finta. Cosa? Di essere Mario. Ma cammina lì a fianco, forza. Andiamo. Squittisci Mario. Squittisci Mario. Perfetto, vai, dai, andate. Questa è una delle cose più imbarazzanti che abbiamo mai vissuto. Sì, ok, Alex, vai, andate ancora. Poi adesso è il momento. Piglia e merla. Me l'ho ammazzato tantissimo. Al 100%.
100%. Stavolta è morto. Va bene, così tanto andava fatto, via. Non è che rompo anche la macchina, così questo matrimonio non è avvenuto, no? Perché era importante secondo me che questo matrimonio in realtà non avvenisse. Ma guarda che resistenza. Molto resistente, questa qua era blindata perché ci stava. Ok, abbiamo fatto, il killer è morto, sono sicuro. L'ho visto cadere come un fico secco, no? Lì io l'ho visto proprio mortissimo. Perfetto, siamo stati bravi, efficienti. Certo, è stato tutto un po' meno drammatico di quanto mi sarei aspettato, perché nei miei sogni, il momento in cui avremmo sconfitto il killer, ci sarebbe stata una battaglia epica. Invece c'è stato il matrimonio tra Giorgio e Alex. Ma senti, so 4 volte che lo ammazziamo, basta, epico, deve morire e basta. Anche tu c'hai ragione, ci aveva anche squartato il fringuello. Scusa, cioè non è che si poteva andare avanti in questa maniera per molto. Mario, a questo punto Amici! Io... Chi è? Chi è? Eccomi, ciao! Sono io! Ciao, allora! Mi sono spaventato perché. Ma chi era? Non lo so, è arrivato questo. Ma stava in base alla mia proprietà comunque. A parte! Perché io vivo qua! I piedi sul tuo letto. E poi tutto. Wow, amici, amici! Poi chi cacchio l'ha mai visto? Chi non era? Non ho capito chi era! Non lo so, proviamo ad andare avanti sul ponte, magari torna e basta ci spiega. Ma che di più! Non ti eccomi, ciao! Questa è casa mia! Dove siete? Ma dov'è? Ma. Ah, ma è di nuovo! Niente! No. Sono morto anche io! Pisello no! Davvero? Ma Pisello lo. E io sono nato nel quartiere del killer. Adesso devo ingegnarmi, non ho neanche un aereo qua a disposizione. Riccomi non spararmi, ti prego. Ma so piacere. No, c'è cioè, in mano una cosa inquietante. Che cos'è? Una pannocchia, pannocchia, no. Dai, cioè, te sei è veramente... il mio tipo preferito. Stai zitto, sei una persona infantile. Perché Mario aveva il cetriolo. Allora tu, per tutto il tempo che ci hai origliato, tu hai sentito, volevi... Tu eri lui, era lì smaniante. Adesso esco la pannocchia. Ma che stavo aspettando? Stava ridendo da solo. Era lì che rideva. Le pannocchie e le salsicce. Colpalo adesso. Uccidilo, uccidilo. No, no, basta. Non si può uccidere più nessuno. Anche perché io e Anna abbiamo una cosa da fare. Quindi, a proposito, vi vorrei dire una roba. Quindi, magari devo parlare con Anna in privato. Vi do un incarico, però, così non vi annoiate. Allora... Alex, vai in chiesa. Devo tirare i cetrioli. No, vai in chiesa, vai lì a pulire, insomma, perché c'è il riso da spazzare, insomma, non possiamo lasciare in disordine. Si arrabbia altri. Il parroco, devi pulire. Poi invece voi due andate al cimitero e sono ben arrivato. Vabbè, andate al cimitero. Lasciate giù i fiori, lasciate i fiori, le pannocchie e i cetrioli sulle tombe. Ok, però mi raccomando andiamo. Con rispetto, perché insomma, molto rispetto. Rispettosi. Andiamo, vieni. Mi porti finalmente al sushi? No, Anna, c'è un'altra cosa importantissima, perché praticamente io mi sono rotto le palle, Anna, ormai da diverso tempo la pressione del rap, questo fascino della ribalta. Lo so, ti capisco, infatti vedi, non indosso più i miei panni da rapper. No, neanche io, neanche io, perché ho bisogno di distaccare un attimo. Cioè non posso andare avanti a fare il rapper così non stop. Quindi ho avuto un'idea. Ci prendiamo. E tra l'altro non è stata neanche una mia idea, perché figurati se avevo i soldi per portarti in viaggio. Però praticamente c'è andiamo arrivato. Andiamo in viaggio, partiamo, sì, dove andiamo? Praticamente mi sono arrivati 2 biglietti in posta. E io non lo sapevo, io non ho comprato niente. Figurati se ti porto in crociera a te. Casomai ci andavo da solo, ci stavo il doppio. Oh mio Dio, ripetilo con calma, piano piano, guardandomi negli occhi. Ripetilo. Che non ti portavo a te, ma ci andavo io il due no, volte. No, no, ripeti, dov'è che andiamo? In crociera. Però tu non dovevi venire. Dovevo andare io. Sì, dovevo andare io da solo, però e divertirmi tantissimo con le donnine anche. Però no. Aia Serza, senza le donnine, però solo io da solo. E invece no, no, insieme. Ecco. Allora, praticamente andiamo insieme lasciamo in crociera. Lasciamo i bimbi al nonno Tombaldo, ce vero? Ne sbattiamo le palle dei bimbi. No! Sì, no. Li lasciamo stare dove stanno, tanto sono bravi e vivono da soli. Però non dobbiamo dire niente agli altri, perché sennò si ingelosiscono tutti. No, mamma mia, poi io oltretutto si mettono lì, si accollano e non ci riposiamo un attimo. Poi squartano, sai, noi siamo sposati le scatole, noi, certo, e quindi dobbiamo andare un a farci questa vacanza. Hai ragione, bello. Certo, quindi praticamente noi partiamo, agli altri non gli diciamo niente, gli diciamo che dobbiamo andare a fare la cacca per una settimana. E poi cosa sì, pazzesco. E solo Mario ha battuto un record del genere. Però poi cosa succede, Anna? Praticamente ti spiego. Quando noi saremo lì a farci questa bellissima vacanza romantica lì nella crociera. Sì, che bello! Esatto. Poi noi torneremo tutti rejuvenated, no? Tutti felici. E allora lì potremo affrontare il concerto con rinnovata energia. Che non vuoi fare? No, ti brucio. Cioè. No, no, vabbè, faremo il concerto, ma spaccheremo tutto. Certo, vorrei anche ben vedere. Nel concerto saremo proprio bravissimi, proprio perché abbiamo fatto la crociera. Adesso l'unica cosa è dobbiamo chiamare gli altri e dirgli una bugia. Questa cosa della cacca secondo me va bene. Oi! Ci penso io. No, la cacca, io. Veramente. Voice call con tutti. Stefano, che rumore. Con voi fare una videochiamata con tutti comunque è la cosa più, l'esperienza più traumatica della vita. Venite alla concessionaria Detective Investigation VGF, per favore. Potete arrivare. Rapidissimo. Siete veloci? Qualcuno è veloce ad arrivare, perché non ho tutta la giornata io, Stefano, 3 anni. Dammi tempo.
Mario invece, veloce? Io ci sto quasi, arrivo. Sono arrivato. Oh, il più bravo. Bravissimo. Grazie. Wow, che velocità. Voglio un premio. Sì, subito. No, no, ehi, sono anch'io. Mario è stato trivellato al tuo posto. Ho intercettato i colpi. No, stato intercetta neanche un altro po'. No, velocemente di più tornare. Ah, suca, sì. Oh, vado, sì, sì. Vado a seccare un Gabibbo che è da un paio di giorni che non vado. No, per favore. No, no, aspetta, aspetta, aspetta che Gabiboni ronte coso. E niente. Dai, che pizza però, se non c'è mi una truffa. Alex, aiuto. Comunque noi andiamo a cagare, quindi ci vediamo tra una settimana.